Rimbalzo del PIL nel terzo trimestre sarà maggiore del previsto, lo ha detto il ministro dell'Economia Gualtieri nella giornata conclusiva del forum Ambrosetti. L'inviato è Giampiero Scarpati. Non disperderemo le risorse del Recovery Fund, le useremo per rendere il Paese migliore di prima. Il ministro dell'Economia Gualtieri è fiducioso. I segnali di ripresa ci sono, a cominciare dall'andamento dell'economia. I dati del terzo trimestre ci fanno aspettare una crescita superiore invece di quella che avevamo previsto nel DEF, che era allora al 9,5%. Quindi un rimbalzo significativo nel terzo trimestre che dovrebbe quindi contenere la riduzione del PIL maggiormente di quanto alcuni istituti hanno previsto. La caduta del PIL, specifica il ministro, quindi non sarà a due cifre. L'Italia presenterà ufficialmente i progetti del Recovery Plan già a gennaio. Digitalizzazione, innovazione, infrastrutture, formazione e salute. I campi di intervento sono tanti, ma l'obiettivo finale resta quello di una crescita sostenibile. Le riforme, dice Gualtieri, apriranno gli spazi anche per fare quella fiscale. In autunno ci aspettiamo una ripresa del lavoro, dice la ministra Catalfo. Nel settore del turismo, duramente colpito dalla crisi, già registriamo 230.000 assunzioni in più. La crescita passa anche per la rete unica, cioè il progetto a banda ultralarga che dovrebbe unire tutto il Paese. È necessaria una rete che sia diffusa su tutto il territorio, dice la ministra dell'Innovazione, Paola Pisano, che sia veloce, sicura e con tecnologia a prova di futuro. E di economia, con le risorse del Recovery Fund e l'eventuale ricorso al MES, discutono anche...